Buonasera cari lettori di Edizione Caserta, per la quinta puntata di Edizione Caserta Live. Siamo qui con l'avvocato Michele Nuzzo. Buonasera. L'avvocato Michele Nuzzo è già consigliere comunale con delega alle finanze, al bilancio, ai rifiuti, cultura e turismo. È stato presidente del consiglio, assessore e oggi capogruppo consigliare di maggioranza. Buonasera avvocato. Buonasera. Quale, in qualità di capogruppo, vuole farci una panoramica generale sull'attuazione del programma amministrativo? Certamente. Poi buonasera. Dopo parliamo delle deleghe, pian piano ci addentriamo nel discorso. Certamente, certamente. Buonasera di nuovo innanzitutto a chi ci segue in diretta. Doveroso altresì un ringraziamento per avermi invitato, un ringraziamento all'intervistante, un ringraziamento al direttore della testata giornalistica Luigi Cascuolo per l'ottima gestione della testata, nonché al quale vanno i miei complimenti e a cui vanno anche i miei auguri perché proprio oggi mi pare che cada il suo compleanno, quindi ne approfitto per rivolgere i miei auguri. Detto questo, una panoramica generale sull'attuazione del programma amministrativo. Certamente, sì, in qualità di capogruppo mi sento il dovere di fare una panoramica su quella che è l'attività amministrativa dell'amministrazione, l'amministrazione Pirozzi, dall'insediamento ad oggi. Ovviamente mi limiterò a ricordare gli eventi più recenti, non certo quelli sin dall'insediamento. L'amministrazione, posso dire pacificamente, che opera a 360 gradi in tutti i settori, dall'ambiente alle politiche sociali, allo sport, all'urbanistica, alla sicurezza, alla viabilità, alla cultura, al cimitero, alla riqualificazione delle aree, al mercato, insomma veramente un'opera di attuazione del programma a 360 gradi senza nulla tralasciare. Vorrei iniziare proprio dall'ambiente, che è un tema molto importante e sono note a tutti le politiche ambientali alle quali il Comune presta molta attenzione per una corretta gestione dei rifiuti. Numerose iniziative volte a sensibilizzare la cittadinanza sulla raccolta dei rifiuti, educare il cittadino ad una corretta gestione, ad una raccolta differenziata per ridurre quello che è l'impatto ambientale dei rifiuti. Tra le tante iniziative spicca annualmente il Ministero dell'Ambiente, appunto volto proprio a sensibilizzare la cittadinanza e i giovani ad una corretta gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti. Questo è per quanto riguarda l'ambiente. Passerei alle politiche sociali. Significative sono anche le politiche sociali alle quali l'amministrazione presta sempre particolare attenzione. Si può dire che le politiche sociali sono in buona parte regnano sovrane nell'amministrazione. Si tratta di azioni volte alla tutela delle fasce deboli, degli anziani, dei bambini, ma anche azioni volte alla tutela dei cittadini in generale. E parlare del sociale non significa semplicemente le fasce più deboli. Esatto, tutelare la fascia debole, la fascia che vi sente più ai bambini e agli anziani, ma significa tutelare la crescita sociale, le relazioni, favorire le relazioni tra i cittadini. Posso ricordare, non so, il soggiorno estivo per gli anziani, i corsi gratuiti per donne che non lavorano, la settimana estiva per i bambini, insomma, tantissime iniziative sociali, certo. Messe in campo dall'amministrazione nell'arco del quinquennio. Passerei all'urbanistica. Urbanistica, tema significativo, importante. L'amministrazione, voglio ricordare, che ha adottato il PUC, seguendo quelle che sono le nuove norme, le nuove linee guida, quelle dei comparti, quindi per favorire lo sviluppo urbanistico. Sempre sotto il profilo urbanistico, molto importante, voglio menzionare, è la costituzione del cosiddetto Parco di Ariana,
che ha visto la sua nascita e la sua concretizzazione proprio qualche settimana fa con la sottoscrizione della convenzione tra i sindaci aderenti, sono ben 9 comuni che hanno aderito a questo progetto, al Parco di Odiana. Quindi si tratta di un progetto molto importante, ampio, a carattere interprovinciale, perché coinvolge due province, sia la provincia di Caserta che quella di Benevento, si estende fino ovviamente a Deirola e ad altri comuni del Beneventano. Quindi un progetto importante volto a favorire lo sviluppo urbanistico e territoriale, ambientale. Quindi anche sul piano urbanistico l'amministrazione è sempre presente. Passi da gigante. Passerei, non so, ad esaminare, ad analizzare quelle che sono anche le politiche della sicurezza e della viabilità, importantissime per la cittadinanza. Soprattutto sulla sicurezza. Sulla sicurezza. Proprio il bisogno, chiedeva proprio l'amministrazione un passo in più. Già i passi da questa, però avevano bisogno di un passo in più. Sì. Partirei innanzitutto da un piccolo appunto, certo, inciso sul completamento della topomastica. Abbiamo riqualificato, sì. Abbiamo rinominato ovviamente tutte le strade, mantenendo quelle tradizionali, quelle diciamo con un aspetto ecco, conservatore, per quelle strade più importanti, e poi abbiamo ovviamente dato dei nuovi toponimi ad altre strade che erano prive di nome. A parte il completamento insomma, della toponomastica, sotto il profilo della viabilità e della sicurezza, voglio ricordare lo straordinario progetto del piano Dossi e di attraversamenti pedonali che l'amministrazione sta mettendo in campo e che proseguirà nel corso del mandato fino a maggio dell'anno prossimo, e ovviamente anche oltre, si spera, ma sicuramente. Quello che sta facendo piano, sì, l'amministrazione è operativa quotidianamente. Piano Dossi, che ha avuto piano di attraversamento pedonale, che ha avuto inizio al Parco di Lucia, quartiere e regione nel quale io abito, e che appunto ha visto la realizzazione di ben 3 attraversamenti pedonali rialzati, favorendo insomma l'attraversamento pedonale da un lato all'altro della strada, nonché favorendo insomma la circolazione più sicura, mantenendo ovviamente garantendo il rispetto dei limiti di velocità anche per gli automobilisti. Ovviamente in corso la previsione di un piano Dossi, di un piano di attraversamento pedonale generale su tutto il territorio, a breve i cittadini ne avranno notizia. Questo per quanto concerne la viabilità. Per quanto concerne la sicurezza, invece è importante altresì lo straordinario progetto di installazione delle telecamere. Si tratta di ben 80 telecamere distribuite su tutto il territorio comunale, 16 delle quali già sono installate e che sono destinate al contrasto dell'abusivismo, dell'abbandono di rifiuti, e ne avremo poi altre 66, quindi per complessive, altre 64 per complessive 80, 32 delle quali sono destinate alla lettura, al rilevamento delle targhe. Altre 4 sono cosiddette telecamere speed dome, cioè che cosa significa? Si tratta di telecamere particolari che consentono di zoomare sull'oggetto, sull'auto che passa, e contestualmente sono direzionali, quindi possono muoversi, strumenti all'avanguardia che sono ovviamente utili alla cittadina, utili all'amministrazione, a chi controlla nel rilevare infrazioni, nel rilevare abusi. A queste si aggiungeranno altre ben 44 telecamere di contesto, per così dire, che abbracciano piazze, strade ad alta risoluzione. Quindi si tratta di un progetto veramente, posso dire, straordinario, nella quale l'amministrazione ha creduto, ha portato avanti ed è in corso di attuazione. Questo progetto sarà perfettamente funzionante entro i primi di settembre e sarà collegato a brevissimo
ripeto, come, così come ho detto prima, 16 telecamere già sono installate, altre sono le stanno installando in questi giorni. Per i primi di settembre avremo un completamento della installazione delle telecamere. Centro di controllo che sarà collegato con il centro della polizia di Napoli. Quindi insomma avremo un controllo diretto, perfetto, controllo diretto del territorio comunale. Infatti ci accenno qualcosa già il sindaco Andrea Pirozzi per quanto riguarda questo collegamento diretto. Passiamo allo sport, poi magari entriamo nello specifico di quelle che sono le mie deleghe. Lo sport, ormai tutti sanno, conoscono la tanto apprezzata settimana dello sport, che non è più settimana, ma è diventata bimestre dello sport. Infatti è partita proprio ieri con l'inaugurazione, con l'accensione del braciere con il campione Nando Gentile, e proseguirà fino alla fine di settembre. Evento anch'esso molto molto importante, molto sentito, molto partecipato ieri sera. Accennavo prima anche al mercato, al cimitero. Abbiamo risolto definitivamente il problema del cimitero, sono in corso le assegnazioni di 180 loculi a cittadini che ne erano sprovvisti. Contestualmente abbiamo riqualificato l'area mercatale, abbiamo spostato il mercato nell'area precintata, prima era tutto distribuito su via Torre, ora invece è tutto concentrato in un'area ben delimitata, favorendo ovviamente anche la viabilità e anche la sicurezza dei pedoni, che sono appunto, possono effettuare le compere in tutta libertà, senza preoccuparsi delle autovetture che circolano in loco in transito. Questo è un po' la panorama. Ci terrei a precisare quello che è l'investimento del Comune di Santa Maria, cioè quelle che sono le spese in conto capitale. Che dietro ogni progetto c'è un investimento comunque. Certamente, finora abbiamo parlato della cosiddetta gestione ordinaria. Ecco. Io adesso ci terrei a riferire, a rappresentare quelle che sono le spese, l'investimento, le spese in conto capitale dell'amministrazione. Ovviamente si tratta di spese destinate tutto esclusivamente ad opere pubbliche. Devo richiamare subito l'attenzione sul palazzetto dello sport. Proprio ieri, proprio in questi giorni, è stato completato l'affidamento per il completamento delle opere strutturali, che terminerà a fine settembre, inizio ottobre, per poi seguire con l'installazione degli arredi e quindi consegnare entro aprile, entro maggio, definitivamente ai cittadini, alla comunità, al Comune di Santa Maria a Vico e non solo, all'intera Val di Suesso e anche oltre la provincia, una struttura sportiva polivalente che sarà fiore all'occhiello per tutti. Questo per quanto concerne il palazzetto dello sport. Altre iniziative, altri investimenti riguardano iniziative in corso. A breve partirà la gara, sono giorni, partirà la gara per la riqualificazione dell'intero tratto di Via Nazionale. Un investimento per 3 milioni di euro, perfetto, che si aggiunge agli altri investimenti per circa complessivi 20 milioni di euro che già sono stati fatti, e quindi ripartirà questo importante progetto di riqualificazione della nazionale, volto non solo al rifacimento del manto stradale, al rifacimento della segnaletica, volto soprattutto a garantire ai pedoni, ai ciclisti e agli stessi automobilisti la sicurezza sulle strade. Contestualmente alla riqualificazione di Via Nazionale avremo la riqualificazione delle strade ad essa collegate. Mi riferisco nello specifico a Via Ferdinando I d'Aragona, ex Via Nazionale dismessa, che sarà anch'essa completamente riqualificata. Quindi anche questo è un progetto importantissimo. A tanto si aggiunga la gara che partirà credo nei primi di settembre della riqualificazione del complesso aragonese. Complesso aragonese che abbiamo avuto in donazione dagli Oblati, che ringrazio pubblicamente, complesso stupendo, e che sarà sede decentrata del comune, nella quale ci sono progetti importanti, sede nella quale vorremmo istituire il museo, vorremmo destinare ad attività culturali, insomma un progetto. Anche di attività culturali, c'è anche
voi vi siete occupato anche per quanto riguarda un progetto sulla cultura. Sì. La settimana della cultura. Sì, sì, finisco. Sì, giusto. Finisco, questo dopo lo dobbiamo introdurre, altrimenti. Okay, finisco il discorso sul complesso aragonese. Sul complesso, sì. No, sugli interventi, sugli investimenti in quanto capitale. Okay, perfetto. A tanto poi si aggiunga alla riqualificazione complessa aragonese, si aggiunga il piano parcheggi, molto importante per il Comune di Santa Maria Rigo, molto importante per i cittadini. Anche i commercianti cittadini. In questo momento sono in corso i lavori di riqualificazione, impropriamente lo chiamano parcheggio delle botteghelle, non è così, non è tale. Si tratta di una vera e propria riqualificazione dell'ex area mercatale, perché al vecchio mercato, fatiscente, degradato, abbiamo sostituito un'opera importantissima, distinta in due settori, una parte destinata a parcheggio, circa 80 posti auto, con un'illuminazione abbondante, sono circa 700 watt con illuminazione a LED, alla quale alla sinistra si affiancherà un'area destinata al gioco dei bambini, al relax degli anziani, dei cittadini e anche al gioco. Abbiamo previsto anche un campo di basket dove i giovani possono giocare. Dove c'è vita, dove ci sono i giovani, dove ci sono le persone, contestualmente non solo favoriamo le relazioni sociali, ma emarginiamo la delinquenza, emarginiamo la microcriminalità. Quindi si tratta di un'opera che contestualmente, diciamo, agisce su più fronti. Al parcheggio, alla riqualificazione dell'area mercatale delle botteghelle, si aggiunge un altro parcheggio in corso di esecuzione in via Ferdinando I d'Aragona, a cui se ne aggiunge un altro ancora in via Gaudio, a cui se ne aggiunge un altro ancora in via Maielli. Dunque un progetto di riedistribuzione, diciamo, della sosta dei veicoli, del parcheggio dei veicoli, di cui su tutto il territorio comunale. Poi credo di aver finito, diciamo, per sommi capi con quelle che sono le deleghe attribuite agli altri consiglieri e agli altri assessori. Potrei sulla conclusione. Parlare con delle mie deleghe a questo punto. Certo, la delega sul bilancio. Sì, delega sul bilancio importantissima, che devo dire che la gestione delle risorse economiche ha rispettato appieno quelle che sono le norme contabili. Se analizziamo nello specifico i prospetti di bilancio previsionale e consuntivo, come tutti sapranno, il bilancio di ogni ente pubblico si compone di due momenti, si distingue in due momenti, quello previsionale, in cui si fa la programmazione delle spese, e l'altro consuntivo, nelle quali si tirano le somme del lavoro svolto. L'esame dei prospetti di bilancio presenta un conti formalmente in ordine. Rispettiamo tutti i 7 parametri su 8 dell'Osservatorio Nazionale degli Enti Pubblici, quindi abbiamo conti formalmente in ordine, accomunati da una sana e prudente gestione economica. Entro il 31 luglio ci apprestiamo ad approvare l'assestamento di bilancio, che è una scadenza importante, senza significative variazioni, quindi non avremo problemi ad approvare l'assestamento di bilancio, ripeto, senza alcuna significativa variazione, perché solitamente gli enti che stanno in difficoltà nel corso dell'anno sono costretti ad approvare dei liberi di giunta e quindi poi di consiglio di variazione di quelle che sono le previsioni programmatiche di gestione fatte con l'approvazione del bilancio previsionale. Quindi conti veramente in ordine, un bilancio comunale più che buono. Okay. Per quanto riguarda adesso la delega alla cultura, sì. Chiudiamo con cultura e turismo. Sì, chiudiamo con cultura e turismo, che sono deleghe che sento particolarmente. Sin dall'insediamento dell'amministrazione abbiamo dato particolare importanza alle politiche culturali. Proprio quest'anno giunge alla quarta edizione la settimana della cultura, che ha istituito questa amministrazione, l'assessorato alla cultura, e che ha visto la pubblicazione e realizzazione di eventi di grande spessore, di grande rilievo culturale.
eventi di carattere spettacoli teatrali, musicali, enogastronomici, di evocazioni storiche. Voglio a tal punto ricordare solo qualche evento tra i più importanti: la presentazione del murales in via Caspe, il quartetto d'archi del San Carlo di Napoli nella Basilica dell'Assunta, la rievocazione storica del voto di Ferrante o Ferdinando d'Aragona in piazza Aragona. Insomma, tantissime mostre, tantissimi convegni, tantissimi eventi veramente di carattere, di grosso rilievo e spessore culturale. Quando parliamo di cultura parliamo ovviamente di sviluppo della persona umana, parliamo di elemento che aggrega, che congiunge le persone, parliamo di un elemento indubbiamente di offerta turistica territoriale. E quando parlo di turismo ovviamente mi riferisco anche alle azioni che questa amministrazione ha messo in campo per promuovere il turismo. Parliamo di promozione delle eccellenze, parliamo di promozione dei punti di interesse storico, architettonico, presenti sul territorio. Ad esempio le case botte. Ad esempio le case botte. Degli innamorati. Poi infatti stupendo. Stavo per sotto il profilo turistico. Solo su Santa Maria ci sono le case botte. Assolutamente sì. Legato alla promozione del territorio, del turismo a Santa Maria, è l'adesione, il Comune ha aderito all'AEF, che è l'Associazione Europea delle Vie Francigene. Già 2 anni fa abbiamo invitato il presidente europeo dell'Associazione delle Vie Francigene, che è venuto qui a Santa Maria Viva. Abbiamo tenuto un convegno, abbiamo individuato dei percorsi, sia quello cittadino che corrisponde con il percorso della Via Appia, sia quello pedemontano che corrisponde appunto con la zona di cui lei accennava prima, del Borgo degli Innamorati, della località Maielli. Perché Santa Maria Vico è parte della 13ª tappa della Via Francigena, che parte da Maddaloni e arriva a Montesarchio. Alla promozione appunto del territorio e dei punti di interesse storico, artistico, religioso, abbiamo il complesso aragonese, abbiamo la Basilica dell'Assunta, Basilica Minore, si aggiunge la costante e permanente valorizzazione di quello che lei poc'anzi ricordava, il borgo, del cosiddetto Borgo degli Innamorati, in località Maiella. Dunque azioni concrete volte a tutelare il territorio. Prima di concludere, mi è doveroso, mi deve concedere, ruberò solo qualche altro secondo, voglio esprimere i miei ringraziamenti, sento il dovere di farlo, al sindaco, al politico, all'amico Andrea Pirozzi, che da sempre è presente, è onnipresente, è infaticabile, dedica costantemente il proprio tempo al servizio dei cittadini, è sempre pronto, è sempre presente al servizio della collettività. E ringraziamo e salutiamo anche noi. Buonasera cari telespettatori di edizione Caserta Live, ci vediamo tra poco con un ospite particolare. Buonasera, grazie.